Sembra quasi di essere in Svezia. Non ci apre nessuno. Salve. Fuori. Eccoli, fuori, arrivati. No, casa, fuori lui. Ha portato fuori. Anche le brioche. Ha portato. Russo, binocoli russi. Falco. Falchetto. Mi sta scomparendo. Comincia che c'è lì tutti, Cicus. No, cromatico, scusa. Una struttura molto strofa ritornello diverso, ritornello. Hai imparato una parola nuova, il Cicus. È cromatico. No, non segue la logica. No, quello si era capito. Una scala, no, una scala a orecchie. Una scala a orecchie. Rimolo! Bow to your knees! It's a new gift for you to succeed! Maria! The world knows we see! The truth is we'll live there with me! Glory! Believing! Flaking! Questa mattina il Cicus è piuttosto bianchiccio. Appena appena. Non sto bene. Non sta bene. Una merda! È una merda. Sta lì. Mi occupo del sociale. Gli occhi. Do da mangiare ai poveri. Facendo uno zoom sugli occhi. Cicus è psichedelico. Ma che dici? È cresciuto negli anni 70. Buono. Le luci. C'è un motivo, eh. Non è che. Cioè, non è che. Se tutte le band fanno così, ci sarà. Non è che, no, è che cazzo, far così c'è anche le nuove, vediamo noi, diciamo, tag splendidi, tornello, bridge, strofa, intro, solo, parte centrale, pausa. Mescoliamo le carte, bridge, arriviamo, no, mescoliamo, alternativi, no, okay, il bigliettino, questo bridge, ponte, ritornello, oggi facciamo il sorteggio,
Ciao, sono Mirko di Creative Clan, siamo qua ai Creative Clan Studio, stiamo facendo le preproduzioni dei Vehement, del nuovo disco dei Vehement. La preproduzione è la primissima fase della registrazione di un disco, cioè è la fase in cui le idee vengono trasformate, trasferite, vengono realizzati gli arrangiamenti, e una volta realizzati gli arrangiamenti dei brani si passa direttamente alla registrazione stessa. La preproduzione sta venendo benissimo, siamo al secondo giorno, abbiamo già fatto 8 brani, i ragazzi sono stati bravissimi, hanno fatto delle bellissime canzoni, quindi il lavoro è stato relativamente semplice. Il mio compito non è altro che sentire se il brano funziona, riarrangiare delle parti, chiedere ai ragazzi di registrare magari delle parti che possano migliorare la struttura del brano, e poi dopo sarà il loro manico e la loro fatica a rifare tutte le parti in maniera completa. In questa prima fase si può utilizzare una batteria che non sia registrata direttamente, perché comunque andiamo a riscrivere proprio il brano. In una seconda fase invece si registra completamente tutto, quindi si parte, si microfona e si fa tutto il lavoro completo. Come dicevo, sta andando alla grande, tanto per farvi sentire qualcosa, ecco un brevissimo pezzettino di un brano che non ha ancora un titolo, ma che sarà sicuramente uno dei brani migliori del disco. Noi siamo i Vehement e abbiamo optato anche questa volta per la preproduzione con Mirko Nosari e Creative Clan, visto anche l'ottimo lavoro che ha fatto in fase sia di preproduzione che registrazione del nostro primo disco, Death Behind, uscito nel 2009 per My Kingdom Music. Anche questa volta quindi lavoriamo con lui, abbiamo portato le canzoni sicuramente più mature della volta del lavoro precedente, quindi il lavoro sarà sicuramente, verrà fuori un bel lavoro. Sì, sono stati 2 giorni pienissimi, abbiamo lavorato un sacco, soprattutto ascoltando i pezzi, cercando di capire come vanno messi su un disco. Un conto è suonare un pezzo dal vivo in cui se c'è qualcosa che non va, il pezzo dopo, un conto è un disco dove per tutta la vita resteranno quelle cose lì per essere sentite. Quindi, insomma, vedremo cosa viene fuori, però intanto grazie a Mirko dell'aiuto, e poi ci sarà un bel po' di lavoro da fare in registrazione in cui dovremo spaccarci le mani fino alla fine.